Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino, ponete i tedeschi di fronte al dilemma: arrendersi o perire. Erano le 8 del mattino del 25 aprile 1945, quando via radio il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia con queste parole proclamò l'insurrezione in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti, indicando a tutte le forze partigiane attive nel nord Italia di attaccare i presidi fascisti e tedeschi, imponendo la resa. Su proposta del Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, il Principe Umberto istituì il 25 aprile come festa nazionale. Così, come in molte parti d'Italia, anche sull'isola d'Ischia l'associazione Raggio di Luce si propone di ricordare con la celebrazione di questa mattina sia la resistenza, la lotta di resistenza militare dei partigiani, sia e soprattutto i caduti in guerra di terra, di mare e di acqua.